ragazzi, oggi per voi un'esperienza molto particolare. Infatti andremo a campeggio a Kopyong, ok? Oh. Non ho ripreso. I'm so surprised. Oh, I'm so sorry. It's okay. Best way to crack eggs. Again? Yeah, again. Yeah, sure you have a Where? Where? Toot. I got the fire. Oh, fire. Credo che siamo quasi arrivati. Ami è lì al sole con la sua zia. Noi bevendo il nostro succhetto. L'abbiamo bevuto tutti così, eh. Ragazzi, questo se lo trovate è più buono. È più buono, non è dolce, non è aspro. Niente, buonissimo. Io che riprendo il paesaggio. Duro. La mia amica Jenna. Jenna mi ha detto, lo sapete cosa mi ha detto Jenna? Oh, che sono perfida e malvagia. Ma come l'ha detto in italiano, ragazzi? Allora, se non ci fossi io, ma chi bullizzano? Quella bullizzata sono io. Poi sei uomo, cioè? Malvagia e perfida bulla. Malvagia e perfida bulla. No, we don't support this bulla behavior. Siamo arrivati in questo supermercatino. Vediamo se mi fanno entrare con Ami. Ci mettiamo qua dentro, sì. Grazie. Bravo. Comunque fa troppo strano questa cosa di periferia. Jenna. Questa è una delle cose più belle che abbiamo mai visto. Cioè, stiamo prendendo le cose per fare il barbecue con Ami nella box. Ma ci sono un sacco di cose. Cioè, guardate qua tutto il radish. No, voi non avete capito che questo è il mio paradiso. Un gochujang gigantesco. Oh, ma ci serve anche la salsa quella lì. Quella lì, quella di fagioli, quella del barbecue. Se lo sapete, ma quando trovate il kimchi che non è, diciamo, vegetariano o vegano, solitamente perché ci mettono questi micro gamberettini. Sono stranissimi da vedere. Comunque io sappiate che vado pazza per queste, ad esempio. O anche queste. Buonissime. Ragazzi, purtroppo siamo in delle condizioni pessime, la quantità di buoni in questo posto è esorbitante. Non so, mi sento un po' a disagio, posso dirvi. Sì, qua dove hanno girato l'episodio della BTS mentre giocavano a pallanuoto, qua e lì stanno i giochi, li vedete quelli là dietro? No, vabbè! Eccoli, abbiamo una reference. Qui prendete i caschetti, qua prendete questi posti qua, come si chiamano? No, i salvagenti, vabbè. Oh, fuck, no! Ah, ok. Dovete prendere quelli, non quelli per terra, mi raccomando. Non facciamo questi errori a principianti. Ragazzi, non so veramente che fare. Che fai? Queste situazioni, cosa fai? Se Alessia poi farà questo. Io già non siamo qua, già perché aveva la... I wanna go, but I can't. Why? You, yeah, you're handcuffed, yeah. Però era qua, ragazzi, ragazzi, io non so. Il testosterone, posso dirvi. Oh, they went separate. Who was G1? Hey, Alessia! Allora, la barca ci ha frascicati letteralmente tutti. Poi abbiamo fatto anche il tipo la ciambellona dove devi stare dentro seduta con il bono, tra l'altro. I nostri amici stanno facendo un'altra cosa. Me and Jenna just stay there. Noi siamo solo qua. With the bottle of soda. Sì, adesso proverò a togliermi sta maglia perché ce l'ho tutta appiccicata addosso. Dopo me la rimetto perché sono un po' scollata. Non mi sembra il caso di stare in mezzo a loro così. Per stare qua va bene, non potrei mai andare penso là sotto. Mi sentirei un po' più maccio. Allora vi faccio vedere. Questa è la casetta dove stiamo adesso. Lì c'è il barbecue dove adesso poi andiamo a fare tre cose per cena. E qui c'è tutta la visuale.
E in realtà quella è la casa dei proprietari, quindi adoro perché li abbiamo un po' sempre in mezzo, come dire, alle scatole. Però comunque, ecco, noi siamo qui ed è super bello perché non si sente niente. Lì c'è anche la luna, la vedete? Letteralmente in mezzo alla natura. Poi adesso ci siamo fatti tutti la doccia, skin care, capelli ovviamente perché siamo andati a fare tutte quelle cose con l'acqua, ma non voglio sapere in che condizioni sono i miei capelli. Guardate, ditemi se non è super rilassante. Posso dire, un'esperienza assolutamente da fare. Certo, dovete appunto noleggiare la macchina, cose, perché come ci arrivate, cioè spiegatemi come arrivate qui in mezzo. Però molto bello. Adesso vediamo anche il barbecue. Yeah. What are we doing wrong? Okay. We're pointing like that. Okay. 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 Ami, sto qua. Guardate, carine. Wow, in the zoo. Col fotografo dentro. Tic tic tic. Yeah, okay. Oh, we can do it like this. Ami, non si può uscire. Guardate quante belle cose abbiamo, carne, barbecue, patate dolci, radish, tutti vari, panciano, bla bla bla, foglie di insalata, perillo, kimchi, ok. Poi il resto. Yeah. Ah, due. Abbiamo anche i marshmallow. Yeah. Ah, l'ho preso in prima. Che culo, veramente. Questa è l'altra parte della la casa, esatto, che però è anche un po' il loro ufficio, quindi non abbiamo capito questa cosa. E stanno lì, letteralmente, la signora, la proprietaria, che non lo so, forse ci joinerà a un certo punto. No, no, però vedete, è molto così esterico, un po'. Ragazzi, ma qua è pieno di cose italiane comunque. Il pesto, glassa, ponti, ma ce l'ha tipo tutte. Cioè, mai vista questa? Ad esempio, qua, qui stiamo continuando qua a cucinare. Io bibimian perché secondo me con la carne è meglio. Loro così. Io l'ho questa io. Cosa che dovremmo provare. Questa cosa. Come io l'ho vista Acorn Gel, io l'ho vista ai 17 e boh. Io voglio provare. Ma perché con l'aceto? Sì, con l'aceto. Me l'ha con detto la salsa di soia. Ma me l'ha detto Givon con la salsa di soia, okay. Se me lo gettete, devo dire. Prendiamo anche un piatto per il kimchi. Sì, poi. Questo va bene così. Lo... Sì. Volevo fare la salsetta, non troviamo l'olio di sesamo. No, perché quindi, a tutti boh. Gli oli tranne in questo. Esatto. Assaggiamo. Questo dovrebbe essere il radish. Forte. Guardate che carina. Dai, no, vi prego, ragazzi. Wow. Scusate, trovateci. Cioè, ma chi è che organizza una cosa del genere? Posso dire, a parte questa cosa che ancora non ho ben definito. Apriamola. Però, no, perché rovinarsi tutto? Aspetta. Ah, the meat in the bottom. Ok. The meat was a bit... Oh. Oh, my God, oh, my anxiety. Sarebbe come Sprite, basta. Mi ha dato il compito di spegnere tutte le luci dentro casa. Mi ho fatto una passeggiata. Ci sono anche le capre comunque. E queste lucine qui è la nostra casa. Le ho portato a mia fare una pipina velocina. E ora torniamo dentro. Eccoci. Molto in soppo. Molto molto. Io Alessia non so perché non riusciamo ad andare a dormire. Sono 3 di mattina. Vabbè. Perché di solito andiamo a dormire. Ok. Alle 6. Quindi snack. Va bene, eh. Ma Ala, stavamo parlando, vedendo video, cose, ricette. A un certo punto se ne esce, ma... Non è che qui dentro ci sta il latte evaporato. Ma io non ne ho detto così. Sì, hai detto. Siamo magari questo è fatto con. Vabbè, magari questo. Stavo vedendo un video. Magari questo cosa è fatto con latte evaporato. Il latte condensato. Il latte evaporato è più thick. No, è più denso del latte normale, ma meno del latte condensato. Che cos'è il latte evaporato? No, no. Adesso lo cerchiamo insieme perché sennò mi sento appunto. Evaporated milk. Perché tipo è più dolce ovviamente perché è evaporato. Ed è anche ma più... Ma non l'ho mai visto io. Io in Italia lo vendo. Non può essere. E poi se avete qualche dolore muscolare... Vi consigliamo questa, che a quanto pare... Dove le prendi questa? A Boots la prendo. Da Boots? Quindi se siete abitate in Inghilterra, right? No, UK in generale. Sorry.
just the UK. Per oggi ragazzi è tutto, ci vediamo domani. Siamo venuti, adesso poi vi scriverò il nome. Comunque qui c'è un ponte molto bellino, qui abbiamo fatto una piccola deviazione e ora stiamo prendendo qualcosina da mangiare a questa bancarella del signorino, signorino Ami. Voi non avete idea del caldo, proprio l'afa che fa. Infatti vabbè, ho il mio ventilatorino qua di Mang, vero Mang, originale, le mie uova nella borsa come una vera signorina. Faremo questa avventura, quest'altra avventura. Un ponte. Allora ragazzi, siamo sul ponte, si muove, cioè letteralmente posso sentirlo. Comunque stiamo andando, però bellissima, guardate qua, fantastico. Ripeto, il caldo è comunque tanto, ma ce ne faremo una ragione. Ami si diverte, questo è l'importante, il bambino si diverte, eccolo qua. Buongiorno ragazzi, alla fine ieri non vi ho più ripreso perché vi giuro ieri sera penso sia stata una delle giornate più pazze. Siamo tornati a Seoul dopo che siamo andati appunto sul ponte a Paju, bla bla bla. Siamo passati da Imart perché ne ho approfittato visto che avevamo la macchina, ho detto fatemi prendere le cose pesanti tipo l'acqua. Ok, mi è sballonzato un po' da una parte all'altra, infatti è stanchissimo. Dopodiché siamo tornati a casa, abbiamo visto un film perché ci siamo un attimo dette ok, doveva essere un weekend rilassante, ma abbiamo fatto tutto tranne rilassarci e quindi abbiamo detto ok, rimaniamo a casa, anche perché faceva, ragazzi, non caldo, caldissimo. Voi mi stai dicendo, ho parlato anche con la mia famiglia ieri, ho fatto la chiamata, tutti mi stanno dicendo che fa caldissimo in Italia, ma voi non avete idea del caldo che fa qui. Ma qui è afosissimo e super umido, tant'è che, cioè, io vi faccio vedere, lo sapete che io ho i capelli ricci, mossi, e infatti, cioè, infatti questo è il risultato. E poi ieri sera abbiamo detto ok, portiamo Ami a spasso, bla bla bla. Siamo andate a fare il solito giro e poi ci siamo messe al convenience store qua sopra, che è quello un po' più grande, carinissimo, bellissimo, dove ci sono i tavolini, cose, bla bla bla. Prendiamo le nostre cose, ci mettiamo i tavolini fuori insieme a Ami sulla panchinetta. A un certo punto si siede un signore al tavolino, quello vicino al nostro, e comincia a fare un casino per aprire il pacchetto di patatine. Noi, ok, va bene, faccia pure, prego. A un certo punto prende la birra che ha in mano e fa questo gesto e comincia a buttarlo ovunque per terra e si sporca tutti i piedi. E stava ovviamente inciavattato. E noi tipo, non sapevamo se ridere o se, non so, entrare e dirglielo al commesso del convenience store, insomma. Quindi ok, abbiamo lasciato correre, ha buttato tutta la sua birra, era lì che contemplava la vita, scuoteva la testa, bla bla bla. A un certo punto si alza, si stende a terra sulla birra che ha versato. E noi tipo ancora, che sta succedendo? Cosa dovrei fare? Quindi poi quando ce ne siamo andate, che abbiamo buttato le nostre cose, era entrata una ragazza, ci ha detto non vi preoccupate. O Alessia. Ci ha detto non vi preoccupate, io l'ho già detto io al commesso, quindi ok. E Ami, ragazzi, Ami dovete sapere, ha un problema con gli uomini a questo punto, perché eravamo sempre lì sedute, sono passati due ragazzi. A un certo punto un tizio si siede e fa, posso accarezzare il cane? Accarezzalo. Il problema è che io ho detto accarezzalo, il cane è stato sequestrato, me l'ha preso, se l'è sbaciucchiato, abbracciato. Cioè Ami si è fatto un limone duro che voi non avete idea. Però nel senso, è stato anche lì particolare, senz'altro. Vediamo adesso come sta, lo vedo provato. Vero amore? Insomma, un'altra esperienza molto particolare. Comunque, detto ciò, adesso sono le 10. Devo andare immediatamente un attimo a casa di Marco a prendere delle cose che mi servono per lavoro. Poi torno a casa, faccio queste cose e raggiungo loro. Ecco qua. Raggiungo loro, che andiamo a Gangnam. Facciamo un po' di giri. Andiamo al ristorante, quello dei rookies dei BTS. E pomeriggio io ho appuntamento per fare lash lift, finalmente. E loro invece devono andarsi a rifare le unghie. Poi ci ritroviamo di nuovo tutti insieme. Capite che ce l'ha fatta nella vita? Un ascensore del genere. Allora, pacchetti recuperati. Mi sono fatta con una chiacchierata con Marco, infatti non sarei potuta rimanere. Però è successo, quindi ok, ce lo godiamo. Qui abbiamo tutte le nostre cose. Tra l'altro anche il CD di Namjoon che avevo fatto mandare appunto a casa sua. Quindi devo farmi anche un unboxing di Indigo. E ora torno a prendere il mio autobus. Sì. Penso il caldo che percepisco è assurdo. Tra l'altro devo anche sbrigarmi perché devo tornare a casa e dovrei arrivare a Gangnam. Vorrei cercare di ricordarmi dove sono arrivata prima, che almeno posso prendere l'autobus, visto che adesso mi dice tipo 800 percorsi diversi. Credo di essere arrivata da questa parte. Allora, dovete sapere una cosa di me. Io sono bravissima con le direzioni, cioè nel senso me le ricordo, visivamente me le ricordo le strade, però se
ti devo stare a dire vai a destra, vai a sinistra, non mi ricordo. Se le vedo è un conto. Ok, sono arrivata nel magico posto. Ha detto c'è come mio. Ha detto c'è come mio, la mia parola preferita. Guardate qua. Bellissimo. Lei ha preso quello caldo perché non lo so, probabilmente si vuole del male. Gianna e io abbiamo preso questo freddo con l'uovetto e via. Ragazzi, ho fatto il mio lash lift, guardate. Si vede? Solo che ho le ciglia piccoline, quindi questo è. Però adesso non le posso bagnare e toccare per 24 ore. Poi quando ci metterò il mascara vedremo. Io purtroppo ragazzi non so se sono proprio super dispiaciuta che se ne vada domani in questo momento. Ah, fai vedere le ciglia. Un po' di annuesco. E stasera mi porterò a mangiare l'intestino di pollo. Giuro che da quando ho mangiato i piedini mi sembra di continuare a mangiarli. Cioè mi sembra che da quel momento io non ho mangiato nulla che mi piace veramente. Non so spiegare questa sensazione. Cioè, non è fa parte del tratto digestivo, ma non è l'intestino, è tipo... Ma perché continuano a assolarmi? Ma io non ho capito. Cioè a mentirmi. Hai detto che è pollo. Pollo. Ma non l'intestino, io il pollo intendo tipo chicken breast. E quella è la tua concezione. No ragazzi, allora non esiste. Io me ne vado a mangiare nel mio posto dei jajangmyeon. E chi si è visto, no, si è visto. Ma io non mangio il pollo, non mangio fatto. Lui ti ha solo chiesto, conosci il chicken gizzard? Dovevi dire sì o no? Allora dobbiamo smettere questa cosa, perché se uno parla inglese una volta qua, allora poi si prende tutta la mano. Non va bene. Sempre col braccio così. Sono i ventrigli di pollo. Credo che mi prenderò una settimana sabbatica dopo tutta questa esperienza. Anche le baby nails di Tina. Niente ragazzi, l'insoddisfazione oggi tra le due ragazze per un'unghia. Ovviamente dove potevano finire se non negli occhi. E qui, vabbè, se volete guardare un po' di vita notturno. Where the fuck is it? Buongiorno, oggi è l'ultimo giorno di Alessia. Come sempre mi sono svegliata, lei è ancora lì che dorme nonostante debba preparare qua tutta la roba. Prima cosa, devo sistemare la fotina di ieri. Poi sto provando a fare le patate dolci che ho preso al supermercato per farle bollite, così vediamo un attimo. E poi sapete cosa non vi ho detto? Vabbè, a parte l'avete notato, non sto più facendo l'unghia, ma perché sto facendo riprendere appunto la lamina proprio, che magari adesso un po' si vede, però vedete che non è piatta, soprattutto in alcuni punti è un po' provata, quindi stavo cercando di fare questa cosa. Però guardate quanto mi sono cresciute e non si spezzano, cioè il bello che sono anche abbastanza durette. Guardate come oggi mi si romperanno tutte perché ho detto questa cosa, fantastico. Quindi step 1, qua il mio diario dei ricordi. Allora non ne facciamo una ovviamente ogni volta che usciamo, però quasi, quindi ne ho un pochino. E ovviamente il mio succhino preferito. Adesso scopriremo come è venuta questa. Nel mentre, ieri poi ho aperto anche gli album, ve l'ho fatti vedere. Indico piccolino, ho trovato questo. Il signor Namjuna. E poi vabbè, io ho preso il Universe pre-order, quindi c'è anche questa. E questa. Ho trovato la nuca, anche se io volevo l'occhio, ma ragazzi purtroppo non si ha sempre ciò che si vuole. Il problema è che è ustionante. È molto simile a quella dei convenience store. Se non fosse che quella dei convenience store, essendo fatta tipo su quella sorta di bracettina, sa un po' più di bruciacchiatino. Oggi è il giorno in cui Alessia se ne va. Adesso si sta facendo la doccia. Abbiamo preparato qua tutte le cose. A me è un po' triste. Più che altro ho visto che smanettavamo con le valigie e pensava, oddio, un altro trasferimento, dove dobbiamo andare? Oh mio Dio, mi lasci. Stavolta io e lui non ci muoviamo però. Ho preso delle cosine che ci servivano, vabbè, lei ultime insomma da comprare. Io da Daiso, Olive Young. Ho comprato questi. Ragazzi, ma che bontà. Ho detto, mi ispirano effettivamente dei crispy mushroom chips. Buonissimi. Poi cosa ho ricomprato? Vabbè, la mia tinta questa qui, dei cerchi, perché ogni volta non ce l'ho mai, mollette quelle piccole che l'ho lasciata a Busan, gli elastichetti.
parti e ho preso questo mascara. Vedremo poi com'è quando lo posso mettere, che oggi ancora in teoria non potrei. E ora ovviamente torniamo a Hongdae, ma semplicemente perché c'è un negozio dove Alessia vuole appunto ripassare e prendere una cosa che aveva visto ieri. E poi il nostro barbecue preferito, quindi dobbiamo andare. Poi da lì, con tutte le nostre belle valigie, ci appropinqueremo verso l'aeroporto. Un saluto. Un saluto. 3, 2, 1, transition.